Basta un clic per caricare all'interno del tuo e-commerce tutti i prodotti che vuoi vendere. Scarica il file Excel dal punto 4 del Wizard e compila tutti i campi necessari all'interno del modulo preimpostato. Per iniziare, inserisci il codice SKU principale. È il codice unico che ti permette di identificare il prodotto e di mantenere il controllo sul tuo inventario. Se l'articolo ha delle varianti, come la taglia o il colore, compila anche il campo SKU variante. Il codice SKU variante può essere composto dal codice SKU principale, con l'aggiunta alla fine, ad esempio, della taglia o del colore. Inserisci il nome del prodotto come sarà visualizzato sul sito, non usare più di 35 caratteri, e il prezzo finale, già comprensivo dell'IVA e degli eventuali sconti che vuoi applicare. Ad esempio, se l'oggetto che stai vendendo costa 100 euro IVA compresa e lo vuoi scontare del 20%, nel campo prezzo dovrai inserire 80. In aliquota IVA indica la percentuale, se è al 22 puoi lasciare il campo vuoto. Poi, se vuoi applicare uno sconto, scegli tra quello assoluto, in euro, o quello percentuale. Aggiungi la descrizione che verrà visualizzata nella scheda prodotto. Poi, determina le eventuali varianti, come la taglia o il colore, specificando il tipo di opzione e il relativo valore. Ad esempio, puoi inserire taglia con il valore S e colore con il valore rosso. I campi opzione sono facoltativi. Se il tuo articolo non ha varianti in vendita, lasciali vuoti e continua. Indica la categoria principale in cui il prodotto sarà inserito e le eventuali sottocategorie. Ad esempio, abbigliamento, donna, gonne. Poi scegli se il tuo articolo deve essere visibile online e nel caso se è vendibile o non disponibile. Metti 1 nei rispettivi campi se vuoi che sia visibile o vendibile, 0 se vuoi renderlo momentaneamente non visibile o non vendibile nel tuo shop. Nel campo codice EAN inserisci il codice europeo dell'articolo composto da 13 cifre. È un passaggio obbligatorio perché il tuo prodotto sia pubblicato su Trovaprezzi, Amazon e eBay. Ti basta farlo una volta per l'SKU principale. Il sistema in automatico lo associerà a tutte le varianti. Inserisci il modello e la marca del prodotto. Poi, se si tratta di un farmaco o di un articolo in ambito medico, indica il codice MINSAN composto da 9 cifre. Le etichette sono parole chiave che vengono visualizzate accanto al prodotto per catturare l'attenzione dei tuoi clienti. Devono essere brevi e intuitive. Ad esempio, occasione, oppure imperdibile, o ancora sotto costo. Compila il campo peso, in grammi, indispensabile se il costo della spedizione è calcolato in base al peso del pacco. Indica la quantità di prodotti disponibili e le dimensioni, larghezza, altezza e profondità, tutto in centimetri. Inserisci il costo di spedizione. Se vuoi renderla gratuita o decidi di applicare la tariffa in base al peso, lascia il campo vuoto e carica il file con la tabella pesi costi all'interno del Wizard. Infine compila i campi con i meta tag, cioè le informazioni della tua scheda prodotto come verranno visualizzate sui motori di ricerca, il titolo della pagina, le parole chiave divise da una virgola e la descrizione. Quando hai terminato, salva il file e caricalo utilizzando il campo Carica il file completo. Continua a scoprire le funzionalità del tuo e-commerce e se hai domande o ti serve assistenza, chiama il numero verde 800 011 411. Italia Online. Piacere di connettermi.